Ben ritrovati sulla pagina Tourism Peschiera, siamo in barca in compagnia di Giotto come sempre e stiamo andando verso le mura, quindi verso la cortina Cantarane, perché oggi cerchiamo di fare uno sforzo di immaginazione, ci proviamo almeno, ovvero dobbiamo provare appunto ad immaginare che le mura, quelle che vedete adesso davanti a voi, non esistano. Quindi dobbiamo immaginare di essere prima del 1550, quando cominciò appunto la costruzione di queste mura. Avremmo visto cosa? Un castello scaligero, come quello che state vedendo in foto adesso, per esempio, che è quello di Valeggio, giusto per darci un'idea, o di Sirmione. Qua davanti a noi c'era una torre altissima, una delle torri del castello di Peschiera del Garda, e per accedere a questo castello si passava su un ponte. È un ponte di cui oggi non rimane niente, perché chiaramente quando la Serenissima decise che il sistema fortificato di Peschiera medievale era ormai stato anacronistico, decise proprio che Peschiera avrebbe dovuto ricevere una costruzione moderna al passo con i tempi, al passo con le armi da guerra del tempo, e quindi fu costruita questa fortezza rinascimentale. Bene, oggi cosa rimane di questa, della storia, diciamo, medievale di Peschiera del Garda? Beh, abbiamo la rocca dietro le mura davanti a noi, che contiene ancora le parti proprio strutturali del castello di Peschiera del Garda, e abbiamo i ponti, più che altro abbiamo i basamenti e i resti del ponte Belgioioso, che è proprio davanti a noi. Ci sono le pile, cioè le parti sommerse di queste basi di questo ponte, e per ricordare appunto questo ponte abbiamo posizionato un cartello, che è questo, che raffigura la ricostruzione di come avremmo visto questo ponte prima del 1500, diciamo, quindi prima del XVI secolo. Vedete che questo ponte congiungeva appunto il castello di Peschiera con la terraferma. Già nel Medioevo Peschiera, almeno il centro storico, il fulcro di Peschiera, era già un'isola scavata artificialmente, chiaramente, furono scavati appunto i canali intorno, e quindi per raggiungere serviva un ponte. L'avremmo visto alla vostra destra arrivare dalla terraferma, inserirsi dentro queste mura che non esistevano, quindi avremmo visto il castello che vide anche Dante quando appunto descrisse Peschiera nel 20° canto della Divina Commedia, giusto per capire e contestualizzare il periodo, e avremmo visto questo ponte. Sotto di me appunto ci sono i basamenti che vedete in questo momento. Questi basamenti chiaramente sono del 1100 circa, ma hanno ancora, pensate, la loro struttura in legno di contenimento. Infatti una delle cose più difficili da fare allora era riuscire a piantare delle basi per un ponte in una zona acquitrinosa, paludosa e a corrente. Chiaramente qua c'era acqua, qua c'era fango, qua c'erano canneti, c'erano tantissimi isolotti, e quindi non era certo facile. Al tempo si decise di addirittura asciugare completamente, quindi fare uno sbarramento a nord per l'acqua del lago, e chiudere, asciugare e cominciare a costruire questi basamenti che oggi tornano a noi, e passando in barca, passando in una visita guidata magari alla città, beh, potrete capire che questi basamenti in marmo e pietra che emergono dalle acque del Garda sono una delle ultime poche testimonianze del periodo medievale di Peschiera del Garda. Pensate che negli anni 90, quando si studiarono questi basamenti con una modalità di archeologia subacquea che poi produsse anche questo render visivo di com'era il ponte, beh, proprio qua sotto dove siamo adesso si trovarono dei pali di legno che, datati, risultarono del primo secolo, quindi erano i resti del vecchio ponte romano che, passando sulla via Gallica, congiungeva la terraferma con l'abitato di Peschiera. Quindi addirittura qua sotto abbiamo strati di storia di oltre 2000 anni fa. Con questo vi salutiamo, grazie per ascoltare, grazie per seguirci, perché ci piace mostrare Peschiera anche nelle sue parti più nascoste o sommerse, come in questo caso. In questo momento adesso vi lasciamo con un volo su quello che era il sedime del ponte Belgioioso. Percorriamo appunto idealmente questo ponte sospeso sull'acqua. Come vedete, percorriamo il pelo dell'acqua, siamo proprio sopra i resti del ponte Belgioioso, quelli che sono arrivati a noi, e ci avviciniamo in questo momento al castello. Adesso vediamo le mura, ma una volta avremmo dovuto immaginare quel castello che vi ho fatto vedere all'inizio del video, per entrare infine a Peschiera del Garda.
Ecco, questa è un'operazione un po' di fantasia e di immaginazione, ma ci aiuta a capire qualcosa di veramente unico. La storia che si sovrappone con la storia e arriva fino a noi. Grazie, viva Peschiera, viva il Lago di Garda!